abbiamo aperto questa serata. Buonasera a tutti con Locale Accordion Quartet, che sono allievi del Conservatorio Corelli. Un altro applauso, poi vi conosceremo meglio. Grazie. Benvenuti, benvenuti in questo spazio fantastico. Voi avete visto entrando quello che era un muro malconcio, un muro freddo. Adesso è diventato un'opera d'arte realizzata dagli allievi del liceo scientifico Quasimodo, che fa parte della sezione dell'Istituto Superiore Minutoli, con l'aiuto di uno studente del Conservatorio Corelli, con l'aiuto di due minori migranti che sono ospiti a Cristo Re. Promotore e ideatore di questa iniziativa, lo sapete, Saverio Pugliatti. Art coaching è stato in questi giorni Antonello Arena, artista dell'Accademia delle Belle Arti di Messina. Ma entriamo nell'idea di quello che è stato questo periodo, da marzo scorso fino ad oggi. Questi ragazzi che anche nelle ore non scolastiche hanno scoperto di avere delle doti, hanno scoperto di sapere disegnare, di sapere svelare, di sapere comunicare quello che provavano, quello che sentivano, i loro sentimenti, a volte anche le loro rabbie, le loro paure, la loro gioia, la loro felicità, e anche comunicare che cosa stavano imparando, che dalla vita, non soltanto dalla scuola. Tutto questo è stato svelato da marzo ad ora, e in questi giorni, anche fino a stamattina, ancora si continuava a dare dei piccoli tocchi per perfezionare il lavoro. Non è soltanto questo muro la loro opera d'arte, voi vedrete anche altri lavori alla fine di questa serata, però andiamoci piano piano a conoscere tutto quello che è accaduto, e soprattutto cerchiamo di entrare anche nell'origine di quest'idea, come è avvenuta. Grazie all'incontro fra delle menti che sono aperte alle novità, aperte all'innovazione, aperte al territorio, a delle persone che hanno capito che essere empatiche è fondamentale quando si ha a che fare con i ragazzi, che è fondamentale anche quando si ha a che fare col territorio, quando ci sono delle persone che devono comunicare fra di loro e che devono comunicare il bello, l'arte, in un territorio che va riaperto a se stesso e agli altri. Quando voi verrete da Gazzi qui, non vedrete più un muro scarno, un muro vecchio, vedrete un'opera d'arte, ma tra poco capiremo come si è arrivati a questo. Io chiamo su quello che è il nostro palco. Come vedete, abbiamo scelto di tenere la musica sul palco e di stare noi in mezzo a voi, perché vogliamo comunicare questo senso di unità. Il muro prima era simbolo di divisione, adesso è simbolo di unità, perché ha unito queste persone, questi ragazzi. Voglio che vengano qui accanto a me il dirigente dell'Istituto Superiore Minutoli, sezione Quasimodo, Piero Latona. Dov'è? Eccolo qua. Il presidente del Conservatorio Corelli, Giuseppe Ministeri, e Nicola Verna, che è il direttore del Conservatorio Corelli. Un applauso, perché è da questa unione che voi adesso vedete lì. Questa era una scuola che in qualche modo si era quasi persa, perché sapete, la spending review, no? Bisogna fare dei tagli, bisogna cercare di rimettere in sesto un po' l'economia, e si rischiava quasi di perderla. Invece poi c'è stato questo protocollo d'intesa con il Conservatorio Corelli. Adesso voi vedete un'unica scuola con due ingressi che ospita questi due diversi istituti. Uno si occupa di musica, appunto della cultura musicale, e l'altro invece fa quello che fa il liceo scientifico, la sezione turistica. Anzi, ringraziamo anche i ragazzi del settore turistico, amministrazione, finanze e marketing, adesso il presidente ci spiegherà. Si sono unite queste due realtà, che sembravano talmente diverse che forse all'inizio avevano anche paura di unirsi, e adesso si sono amalgamate, e attraverso le opere che voi vedete su questo muro sono diventate un tutt'uno. Preside, com'è nata questa cosa? Qual è l'origine di questa idea? Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qua. Noi siamo veramente felici di avervi con noi, tutti quanti, dico colleghi, docenti, genitori. Noi siamo felici perché questa è una realtà che si apre al territorio. La collaborazione con il Conservatorio è nata praticamente da subito.
diciamo, tranne qualche piccolo problemino iniziale, ma poi abbiamo capito che questa convivenza poteva essere una forza nello stare insieme. E col vecchio, dico nel senso precedente, ecco, presidente Pippo Terranova, amico Pippo Terranova, e con Giuseppe Ministeri, col dottore Averna, si è fatto un lavoro anche di collaborazione. Poi è arrivato Saverio Pugliatti. È arrivato Saverio Pugliatti, ovviamente ci ha, come dire, sconvolto tutti, e io dico, voglio comunicarvi, ecco, più che parlare di cose molto seriose, vorrei comunicarvi l'emozione che Saverio Pugliatti ci ha dato quando in un primo momento ci ha detto qual era la sua idea. D'altronde l'avevamo già vista realizzata Apollo Spazio Arte in via San Filippo Bianchi, e quindi lui ha detto, perché non facciamo anche qua una cosa del genere? E ovviamente noi siamo stati subito disponibili, abbiamo messo a disposizione la scuola, i collaboratori, i docenti, che io ringrazio tutti, la professoressa Giuffrida, la nostra docente di storia dell'arte, la professoressa Iannello del turistico, ci sono i ragazzi del turistico, i ragazzi del liceo che hanno collaborato a questa operazione. Ma inizialmente vi devo dire che dico, un'idea bellissima, però ho detto, ma chi la realizzerà? Cioè, dove, come si realizzerà? Perché immaginare che i nostri ragazzi, che non sono di un liceo artistico, sono di un liceo scientifico e comunque di un commerciale, di un turistico, potessero fare cose del genere, dico, sinceramente non era facilmente immaginabile. Qualche tempo dopo averli riuniti, Saverio Pugliatti con i genitori, e hanno cominciato a lavorare su questa cosa, un giorno venne in presidenza da me, su al Minutoli, e vi prego di credermi, non riuscivo a stare sulla sedia, cioè era, praticamente parlava con me, era 20 centimetri più in alto della sedia dall'entusiasmo, e mi comunicò, sai, abbiamo scoperto degli artisti. Ma come degli artisti? Sì, degli artisti, cioè dei ragazzi che veramente possono fare pittura ad alti livelli, anzi io ho in programma di fargli fare gallerie d'arte, cioè mi comunicò veramente un'emozione, un entusiasmo pazzesco. E in realtà aveva ragione, perché dico, mi pare che il prodotto è veramente di grande rilevanza, ed è uno di quegli esempi, secondo me, che le scuole tutte ci sforziamo di fare, di quei laboratori territoriali aperti allo spazio esterno, aperti al pomeriggio, alla valorizzazione dei talenti, perché questo è successo con questi ragazzi. Sono scoperti dei talenti che non saranno quindi abbandonati, anzi si tenterà di valutarli ulteriormente. Adesso parleremo del futuro, sì, fra pochissimo, perché anche il Corelli questa iniziativa ha fatto moltissimo, c'è stata una grandissima collaborazione, non soltanto appunto perché ci sono gli allievi del Corelli che qui suonano egregiamente le fisarmoniche, però c'è stata una, chiamiamola joint venture, adesso si usa tantissimo dire questo termine, che è stata molto molto coraggiosa, fra l'altro. Sì, parlo. Tengo io. Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto a tutti voi di essere qua tanto numerosi, ci speravamo, da tanti mesi lavoravamo, e quindi speravamo proprio di trovare questa accoglienza da parte vostra. E quindi il primo ringraziamento stamattina, ci chiedevamo come ringraziare, non scoterci nessuno, io lo faccio, se mi è consentito, alle persone che oggi hanno raccolto il nostro invito e sono qua. Tante, così numerose, e continueranno ad arrivare nei prossimi minuti. E, scusami Gisella, torno a joint venture, sì, ma è normale, non esisteva, non poteva esistere un discorso di una qualche competizione, di una qualche, diciamo, problema tra i due istituti così importanti, così belli, così, che insomma, vicini di casa. Questa mattina, scherzando, vi ho detto separati in casa, in realtà non è vero, appunto siete vicini di casa. Assolutamente, io ho sempre detto vicini di casa, e ho sempre detto al direttore in primis e agli altri, uno col vicino di casa sul pianerottolo sotto sopra si può bisticciare, ma se ci va d'accordo è meglio, per cui diciamo una cosa banale, noi ci siamo messi d'accordo fin da subito con un problema di aule che abbiamo affrontato e superato facilmente, ma abbiamo fatto un protocollo di intesa vero, non un protocollo così come se ne fanno tanti, e questa oggi è la prima, diciamo, rappresentazione di questo protocollo, di questo percorso di collaborazione che abbiamo fatto tra i due istituti, che ricordiamo sono in un plesso, siamo in un posto della ex provincia, anche se io spero in qualche modo che torniamo, come dicevo stamattina, a parlare della provincia, ma comunque della città
metropolitana di Messina, quindi noi siamo qui. Quindi ci tengo solo a dire questo, che quello di oggi pomeriggio, stasera, è solamente il primo passo, assolutamente tutt'altro. Questi artisti, questi giovani di talento non saranno lasciati, non saranno abbandonati in alcun modo, anzi, è solamente il primo passo. Già dal prossimo mese partiamo con nuove iniziative di laboratori artistici, di cui Saverio e gli altri parleranno meglio, e soprattutto un'altra idea a cui lavoreremo col direttore, con Piero certamente, nella prima parte del 2018, è quella della valorizzazione, della sistemazione anche di tutta un'area che voi non vedete perché qua è alle nostre spalle, un'area dove c'è molto verde ma che va sistemato, dove c'è un albero secolare importantissimo che vorremmo diventasse un'area esterna vivibile, dove poter suonare con un'arena estiva. Speriamo di inaugurare a maggio-giugno quel direttore di Agol, jazz e tutto quanto, e anche come le grandi università, le grandi scuole, con un, sostanzialmente attrezzare un'area esterna dove poter mangiare, parlare con un tavolino, fumare una sigaretta, insomma leggere, insomma fare tutte le attività che è giusto fare in un luogo di cultura e di formazione anche all'esterno. Quindi non solo una nostra sistemazione interna per avere la nostra aula, il nostro corridoio perfetto, ma anche una valorizzazione, un abbellimento, un decoro di tutte le parti esterne. Vado dal direttore e poi torno dal preside. Io non riesco a dire dirigente, preside. Abbiamo scoperto che qua non c'è soltanto l'arte della musica, ma c'è anche un altro tipo di arte. L'arte, sì. Intanto buonasera a tutti e benvenuti, e grazie a tutti quanti per essere presenti. Sì, in realtà non c'è solo l'artista in quanto musicista, ma ci sono gli artisti in quanto pittori, in quanto scultori. E devo dire che questa operazione fantastica ha fatto in modo che molti ragazzi scoprissero di avere delle capacità, una creatività artistica che altrimenti non sarebbe venuta fuori. E questa forse è l'operazione più importante, quella di aver dato la possibilità a questi ragazzi di esprimersi, di esprimere la loro creatività, e poi vedete che meraviglia, ovviamente. Quindi è un'operazione fondamentale, credo che un'operazione che ogni scuola dovrebbe fare, perché siamo d'accordo, il rigore dei banchi scolastici è fondamentale, però è vero anche che anche all'esterno bisogna dare la possibilità a questi ragazzi di esprimersi. E questo secondo me è un primo passo, e credo che debba essere da esempio ovviamente anche per le altre scuole. Per quanto riguarda poi appunto la fruibilità del resto della zona, sì, avremo intenzione di organizzare delle vere e proprie rassegne, in modo che questo non sia un posto occasionale da visitare, ma sia un posto da frequentare, così come una sala da concerto, così come si fa con le associazioni musicali. Quindi vorremmo, sperando di poterlo fare il più breve possibile, organizzare delle manifestazioni che diano un appuntamento al pubblico, e che quindi questo diventi non una zona, ripeto, occasionale da visitare, ma una zona da frequentare regolarmente. Vogliamo fare vibrare altre corde, non soltanto quelle dei vostri strumenti? Sì, assolutamente sì, difatti, altre corde, non solo quelle musicali, quelle interiori. Grazie, grazie. E allora torno dal preside Latona per i progetti. Questo spazio che abbiamo battezzato Spazio Gazzi Arte, o Gazzi Spazio Arte, e che segue diciamo i nomi che sono stati attribuiti a tutti gli spazi di cui si è occupato Saverio Pugliatti, diventa uno spazio non soltanto relativamente alla realizzazione di questo murales, ma abbiamo anche altre idee. Sì, io però devo fare dei ringraziamenti, perché sono felice di vedere qua tante persone, e credo che sia giusto anche, prima di tutto l'ho già detto, gli alunni del liceo, che sono i protagonisti assoluti di questa serata, gli alunni del turistico che vi stanno accogliendo, le docenti, tutti i docenti che hanno collaborato, ma in particolare le docenti Giuffrida, che ha seguito la parte artistica, e Annello, che ha seguito la parte turistica, i genitori tutti, che fino a stamattina erano qua ad attaccare targhette, che hanno seguito tutta l'operazione, i loro figli, ma anche il comitato dei genitori, che è sempre presente e che per noi è diventato una risorsa, guidato dalla macchina da guerra, come la definisce Saverio Pugliatti, della signora
Puleo, che ovviamente ha fatto il giro di tutto il quartiere, di tutta la città, per invitare le persone. Il personale della scuola, la mia collaboratrice, la vicepreside Angela Magazzù, il signor Accardo e tutti gli altri, che fra l'altro tutti i docenti stasera sono qua. Io sono veramente contento perché ho raccomandato loro che questa era un'operazione di scuola. La nostra scuola è composita, c'è il Minutoli, c'è il Cuperi. A proposito, dico fra le altre cose, degusterete il nostro vino, il San Placido Faro Doc, durante il buffet. Voglio ringraziare Filippo Romano, il commissario della città metropolitana, perché è sempre stato disponibile fin dall'inizio, non solo in questa operazione, ma in tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Saverio Pugliatti, ovviamente, perché senza di lui noi non saremmo qui stasera. Ma voglio ringraziare il comandante della stazione Carabinieri Gazzi, che ci ha fatto l'onore di essere con noi, l'assessore Nina Santisi e anche il mio amico sindaco di Villafranca, che per un messaggio che gli ho mandato è qui con noi. Grazie veramente a tutti. Il futuro, siamo una scuola composita, abbiamo tante anime, ve ne parlo di una sola, perché Giuseppe ha detto che faremo insieme qualcosa, che sicuramente la faremo insieme a Saverio, i laboratori, la sistemazione all'esterno, ma vogliamo fare anche qualcosa all'interno insieme, cioè vogliamo fare un museo, uno spazio museale scientifico interattivo. A partenza da un progetto che noi già stiamo realizzando, guidato dal professore Salvatore D'Arrigo, che si chiama Exhibit La Scienza Divertente, e che fra l'altro ha avuto già dei grossi riconoscimenti. In particolare il 26 ottobre verrà presentato alla Città della Scienza di Napoli, sarà proprio Salvatore D'Arrigo a presentarla alla Città della Scienza di Napoli, dove ha avuto già un plauso, perché l'abbiamo mandato alla Città della Scienza, non accolgono tutti i progetti, quindi questo è un progetto molto particolare. Noi facciamo poi la Settimana della Cultura Scientifica e vorremmo proprio farlo diventare un museo stabile. E il 17 novembre, sempre di quest'anno, sempre lo stesso progetto sarà premiato a Bologna dall'Associazione Italiana Formatori come esempio d'eccellenza dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi questo è un altro dei progetti che ovviamente hanno, tutti questi progetti hanno dei costi, quindi chiaramente noi dobbiamo fare il conto sempre con le risorse limitate, però con tanta buona volontà, con la collaborazione di tutti, con gli sforzi di tutti, anche molto 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 volontariato su queste cose, io credo che stiamo riuscendo a dare un volto nuovo alla scuola e una grande opportunità a questi ragazzi. Grazie per quello che fate, grazie. Thank you.